Allora, buonasera a tutti e buona Epifania. Io prima di iniziare voglio fare ufficialmente gli auguri a Michele Letizia, che è l'organizzatore di questa kermesse, perché oggi è il suo 18° compleanno. Quindi direi tanti auguri, Michele, che tra l'altro oggi facciamo a tutti noi. Perché ecco. Stanno le fan? Quello lo pensi tu, io sto dicendo facciamo a tutti noi per un buon 2022. Ah, facciamola, certo, gli auguri di buon anno anche, perché questa è la prima serata, chiamiamola così, del 2022. Abbiamo cominciato un po' di tempo fa, ad ottobre, siamo giunti all'ottavo incontro, quindi ne abbiamo ancora per una strada da fare, ne dobbiamo fare 12, dobbiamo arrivare a febbraio, però abbiamo fatto il primo giro di boa, stiamo andando benissimo. Allora, come sapete, io lo ripeto brevemente, questa serie di incontri, questa kermesse della rassegna culturale è organizzata dall'UNAC con il Museo Archeologico Galazia di Maddaloni, con il patrocinio del Comune di Maddaloni e tutta una serie di associazioni e di enti. Tanti gli artisti che hanno partecipato sia all'allestimento della mostra, alcuni sono in sala e li saluto, come Anna Maria Zoppi, che riconosco, che poi presenterà anche un libro, la signora pure l'artista Ivano Storto, vi ricordavo, infatti gli altri, mi scuso se non conosco tutti, De Viso, se ci sono si possono presentare. E quindi questa mostra, che è stata curata da Luigi Fusco, si potrà visitare fino alla fine della kermesse. In tutti questi incontri abbiamo presentato una serie di libri con delle tematiche particolari. Oggi è una giornata un po' particolare, perché essendo l'Epifania forse abbiamo potuto dedicare con l'ospite che è straniero, no? C'era anche me. Incredibile, vuoi che parli? Un ospite straniero che viene direttamente da Milano, che tra l'altro è un mio carissimo amico. E vi giuro che non ci siamo telefonati a gestirci, devo dire la verità, quando siamo andati a prendere la stazione non mi sta dicendo che è possibile. Lorenzo Sangalli, qui vicino a me, che ho avuto il piacere di conoscere, grazie a Giuseppe Mozza, che saluto, che doveva essere qui con noi, che purtroppo, come sapete, per motivi contingenti è ancora aspettando il tampone negativo, gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione. Grazie a lui l'ho conosciuto qualche anno fa per un suo fantastico libro che ha scritto, che ho avuto il piacere di presentare più volte, che era Pasolini e lo sguardo del poeta. Stasera però noi siamo qui per un altro, ecco qua, l'ho portato, io sono particolarmente legata a questo libro meraviglioso, oltre che al corso di Pasolini che è commentato in questo libro, e vi invito oltre ad acquistare e a leggere L'arte dello spettatore, di cui parleremo oggi, anche di leggere l'altro libro di Lorenzo, perché veramente merita e vi farà avere un punto diverso su questo corto molto importante di Pasolini, che poi tra l'altro è l'ultimo film di Totò, quindi ha un valore aggiunto particolare. Lorenzo, come dicevo, l'ho presentato prima, la guest star straniera che è venuta da Milano per presentare la sua ultima opera, perché mentre in pandemia c'era chi faceva pizze, chi si dedicava altro, Lorenzo ha pensato bene di scrivere un altro libro, lui per mestiere fa tutt'altro, ma da qualche tempo è diventato anche saggista, critico cinematografico, ha prodotto anche dei corti, si è occupato di teatro, quindi veramente nel mondo dello spettacolo e delle arti visive, possiamo dire così, ha fatto una serie di studi, di approfondimenti, ha organizzato anche tanti altri eventi in mezzo a Milano e non soltanto. Poi, quando ho cominciato a scrivere, io ve la faccio proprio breve perché voglio lasciare anche, perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, poi devo presentare anche gli altri ospiti che sono qui vicino a me. Quando ha cominciato a scrivere, quando a un certo punto si è occupato di una serie di conferenze e lezioni sul teatro, la prima delle quali proprio su Pasolini, da cui nasce il libro di cui vi accennavo prima, e poi durante la pandemia L'arte dello spettatore, di cui parleremo oggi. Di che cosa parla L'arte dello spettatore? Io adesso non ve lo dirò, non entrerò nei dettagli perché ci entriamo nel corso di serata e poi alla fine scopriremo qual è l'arte di questo spettatore, ma parla un po' di tutti noi che siamo spettatori a vario titolo, in vari momenti della nostra vita, che sia di una fis teatrale, che sia di un film, che sia di uno spettacolo in danza, come vedremo a breve, e così via. È di una mostra, della presentazione del libro, ma anche di spettatori della lettura di un libro, di un evento qualunque, e quindi vedremo cosa è lo spettatore, come interagisce, quali sono le dinamiche che si sviluppano tra chi agisce e chi osserva, e quindi analizzeremo in varie sfaccettature. Qui con me a questo tavolo c'è Paolo Nicolella, che sostituisce Mariano Cionti, attore, e di lui si occuperà di alcune letture che intervalleranno in questa conferenza, e poi Monica Prado, che già conoscete, la maestra Monica Prado, di Cotalunisti Ballet, che ha curato le due coreografie che vedremo a breve. Allora, di Lorenzo vi ho detto già tantissimo, non vi dico più niente, anche perché lui è timidissimo, però io voglio sapere da Lorenzo, oltre al fatto che stavi in pandemia e smart working, com'è nata l'idea di scrivere questo libro? Mi annoiavo,
cosa faccio? Dopo che ho fatto così per un po', ho detto proprio. Sì, no, allora il punto è questo, che io sono uno spettatore da tantissimi anni, tutti noi lo siamo, come adesso diceva Lucia, ci ha capitato tutto, però che io ho sempre amato e di cercare di comprendere il meglio possibile l'arte, l'atto artistico a cui io partecipavo come spettatore. E questo mi ha portato tutta una serie di riflessioni nel tempo che ho provato a mettere qua, in questo piccolo compendio, che ha questo titolo pomposo, L'arte dello spettatore, perché sono timido ma anche un po' megalomane probabilmente. L'arte in rosso. L'arte in rosso ovviamente è quello che conta, poi è l'arte, non è lo spettatore. E niente, quindi ho provato a scrivere quello che potrebbe essere un vademecum sia di cose molto pratiche che uno spettatore può fare nell'accostarsi a un'opera d'arte, ma anche un po' più teoricamente quali sono i meccanismi che si instaurano in uno spettatore di un'opera d'arte, perché alcuni ci sono molto noti, molto evidenti, altri spero di portarli come contributo di qualcosa che non è così evidente, ma che indagando potremmo conoscere meglio. Ecco, l'idea poi oggi era quella, visto che si parla di arte, di spettatore, di anche essere testimoni e spettatori di qualche piccola parentesi artistica. Allora l'idea che era venuta era proprio di invitare dei performer che potessero fare delle brevi performance nello spazio e poi delle letture grazie all'intervento di Paolo. Prima di passare alla prima delle performance che mi consentirà, questo perché queste varie performance che vedremo mi consentiranno di dirvi qualcosa proprio inerente a ciò che abbiamo visto, per cui spero che la cosa possa diventare interessante in questo senso. Prima però di vedere la prima performance vi dico semplicemente quelli che sono delle coordinate geografiche, dei veri e propri punti cardinali rispetto all'arte e all'esserne degli spettatori, che è come comincia più o meno il libro. Allora, cos'è l'arte? Sono stati scritti volumi in un numero indefinito riguardo all'argomento. Io non sono uno specialista, uno studioso, un accademico, per cui sono un po' più terra terra e metto le mani in pasta e dico che per me l'arte è un atto intenzionale che genera un mondo, tra virgolette, che prima non esisteva. Tutto sommato io sono contento di questa definizione, perché implica due cose: che ci sia un essere umano o più esseri umani che agiscono con un'intenzione. Io desidero creare l'opera d'arte, ho un'intenzione a far sì che nasca l'opera d'arte, e l'opera d'arte è un agglomerato di materiali, tra virgolette, perché possono essere materiali concreti, a partire dal corpo del performer, fino ad arrivare a sogni, immagini, idee, materiali che servono per dipingere, eccetera, che io come artefice di quest'opera scelgo, seleziono, aggrego, metto insieme affinché una nuova forma nasca, e questa nuova forma è l'opera d'arte, e troverete, chi vorrà leggere questo libro troverà spesso ripetuta questa cosa, che è un vero e proprio mondo, cioè una cosa che prima non esisteva. L'artista è un artefice, è un demiurgo, è colui che è capace di generare un mondo da elementi che prima erano sparsi, li mette insieme e genera appunto un mondo. Allora, se l'artista è intenzionato a generare un'opera d'arte, si verifica una cosa imprescindibile, cioè che non, senza la quale l'opera d'arte non c'è, e cioè che l'artista va incontro alla generazione dell'opera d'arte, cioè si muove. E infatti la parola arte, il prefisso ar della parola arte, viene fatto risalire a una forma arcaica che significava muovere verso, andare verso.
Quindi l'artista, per poter fare l'opera, altrimenti sta in poltrone e non fa niente, deve muovere, andare verso l'opera che genererà. Ma c'è qualcun altro che va verso l'opera. Chi è? Lo spettatore. Anche se oggi possiamo semplicemente vedere un'opera d'arte sul telefonino che abbiamo con noi, diciamo, in passato, per poter assistere a un'opera d'arte bisognava andare in un luogo dove l'opera d'arte veniva mostrata o veniva performata. Anche se oggi l'estremo di poter avere l'accesso alle opere d'arte è nella nostra tasca, pure dobbiamo fare la selezione per dire: voglio vedere questa opera d'arte e non un'altra. Ecco, già questo, per non parlare dell'andare a teatro, dell'andare in una sala di concerto, dell'andare a una mostra, significa che noi come spettatori, per poter entrare nell'incontro con l'opera d'arte, dobbiamo muoverci. Ora, vedete che esistono due entità, diciamo, l'artista, l'artefice e lo spettatore, che entrambi devono muovere verso l'opera d'arte. Uno in una direzione, l'altro nell'altra. Questo implica una specie di, se me lo passate, di piccola condivisione di responsabilità nei confronti dell'opera. Cioè, mentre l'artista è veramente colui che genera l'opera, lo spettatore in qualche modo non può ignorare che l'opera esiste grazie all'ingegno e alla messa in opera dell'artista. E quindi il momento dell'incontro è precisamente nell'opera d'arte. Ed esistono, è il momento dell'incontro. Ma l'incontro può essere di due tipi, può essere mediato o immediato. L'incontro mediato è quello per cui guardiamo questi quadri, che sono stati dipinti o realizzati, fotografie, quello che è, o pezzi di scultura, sono stati realizzati da un artista che, a parte qualche caso che ho sentito, molto probabilmente non è qui, in questo caso sì, ma vabbè, non è qui con noi, sicuramente non è qui con noi mentre lo fa, questo è certo, e sono stati realizzati in un altro luogo. Quindi questo, così come il cinema, il video, il romanzo, la fotografia, la pittura, eccetera, è un modo di incontrare l'opera d'arte mediata da un veicolo, che è la tela, che è la struttura, che è la pellicola, cinematografica, eccetera, che si muove nel tempo, generata da qualche parte che noi andiamo ad incontrare. Ma poi esiste la categoria dell'arte immediata, ed è tipicamente l'arte performativa, quella dove il performer è contemporaneo, nello stesso tempo, nello stesso luogo, allo spettatore. Questo è una ampia categoria di eventi: c'è il teatro, c'è la danza, c'è i concerti, c'è il reading di lettura, c'è una volta l'action painting. Insomma, tutto quello che porta lo spettatore e l'artefice dell'opera a essere compresenti nello stesso spazio. Ultimo piccolo dettaglio, e poi facciamo andare questo primo clip, diciamo, questo primo evento di performance a cui possiamo assistere sapendo questa cosa, che quindi stiamo andando a incontrare un'opera d'arte mentre la si fa. Quello che ho chiamato l'artefice, che anche nel libro è chiamato al singolare sempre l'artefice, in realtà è un collettivo, o meglio, può essere anche un collettivo. Cioè, in questo caso, noi assisteremo a un evento performativo di danza, dove esiste chi ha creato il movimento, il passo, e esiste chi lo performa, chi lo fa. L'artefice in realtà è entrambi, da un punto di vista lontano, no? Da un punto di vista a volo d'aquila, dal punto di vista dello spettatore, perché esiste la parte così come quando ci sarà la lettura, c'è la lettura, l'artefice che ha scritto il testo, e poi l'artefice dell'evento performativo che qui e ora lo interpreta. Ecco, questa è una distinzione secondo me da fare, perché aiuta a capire come tutto concorre all'unica cosa che
conta per lo spettatore. Incontrare l'opera d'arte e tutto la costruzione che l'artefice, il creatore e il performer, quando c'è, ha fatto e fa. E allora io... dove prima non c'era niente, adesso non c'è niente, ma nel frattempo c'è stato qualcosa. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto due esseri umani in azione, e se ci fate caso, magari adesso no, però per dopo o per il futuro, se ci pensate bene, perlomeno se io ci penso bene, parlo solo per me, non pretendo di insegnare niente a nessuno ovviamente, ma quello di cui io mi accorgo è che quando questi, anzi già dalla prima immagine, ma immediatamente dopo, quando questi corpi iniziano a muoversi nello spazio e creano delle relazioni spaziali tra di loro, hanno dei movimenti precisi, non si stanno muovendo caoticamente, perché ciò che ha creato la coreografia è di dare una struttura precisa. E io di cosa mi accorgo? Mi accorgo che quando li vedo ho un'immagine e dico, ah, così. Poi si muovono e dico, ma quello mi ricorda, forse che lei è e lui sta facendo... Tutto questo non avviene con questo meccanismo che io sto espandendo nel tempo, ma la mia relazione con quello che sto guardando sta
facendo girare questo manettino molto velocemente, molto più di quanto ci accorgiamo in realtà. Cosa significa? Significa che la fruizione dell'opera che abbiamo visto svolgersi nel tempo non è nient'altro che una successione di immagini in relazione a ciò che vediamo che si formano dentro di noi, tale che dopo che abbiamo visto un paio di movimenti potremmo dirci: allora forse il personaggio di lei in questo momento sta facendo quello e lui, però l'immagine dopo sta seguendo ciò che io ho ipotizzato che potrebbero essere o sta facendo qualcos'altro. Questo che vi sto adesso raccontando in un modo, come posso dire, cognitivo, solamente cognitivo e solamente mentale, in realtà si svolge in modo istintivo dentro di noi e implica l'attivazione di diverse funzioni che noi possiamo identificare. Allora, adesso, e per tutto il libro, e adesso che ve lo racconto, è tutto un cercare di raccontare qualcosa che si svolge contemporaneamente e istantaneamente dentro di noi. Quindi io adesso prendo e spacco questa contemporaneità in tante fettine diverse, in tanti argomenti diversi, cercando di stimolare l'idea che queste cose in realtà stanno accadendo dentro di noi. E vi dico questo: noi abbiamo visto una performance che aveva delle caratteristiche di morbidezza, di leggerezza. Ecco, questo che io adesso sto dicendo a parole è qualcosa che noi percepiamo senza doverlo dire a parole. Cioè sentiamo dentro di noi questo tipo di calma, di flusso, di armonia, di onde che si muovono. E questo perché lo percepiamo? Perché in realtà esistono quattro fattori, io perlomeno diciamo, chissà quanti ne esistono, io ne ho trovati quattro per me, che valgono per me. E questi quattro più ci ho pensato lungamente e ho scoperto che funzionano. Il primo fattore è che io effettivamente sì, cerco di capire, cioè mi faccio dei pensieri, mi faccio delle ipotesi di cos'è la storia a cui io sto assistendo. E questa è la parte cognitiva. La seconda parte è la parte degli stati d'animo, cioè dell'emozione. Qualcosa suscita in me, nasce qualcosa in me in reazione a quello che vedo. E questa è la parte dell'emozione che mi può catturare, che mi può portare chissà dove, che però sento dentro di me. Il terzo fattore è quello del corpo, non il loro, il mio, perché loro hanno una partitura da seguire, creata dalla coreografia e messa in atto nel qui e ora dell'essere con noi a svolgere questa performance. Ma noi, e dopo magari ci arriverò meglio perché adesso vi sto solo enunciando, ma anche il nostro corpo reagisce a quello che vediamo. In alcuni casi, vediamo nel caso successivo, magari lo sentiamo un po' di più questa reazione, ma il corpo reagisce e dopo ci arrivo. E l'ultima parte, che è quella veramente ineffabile, quella incommensurabile, quella imprevedibile, e tutti gli in che volete metterci davanti, che è il momento in cui qualcosa si rivela a noi. Qualcosa fa: oh, ho visto una cosa, cazzo, ho visto una cosa pazzesca, ho visto quello, mi si è aperta. Ecco, diciamo, questa cosa che io ho chiamato di rivelazione intuitiva, cioè intuisco qualcosa. L'intuizione non la puoi volere, arriva il momento in cui dici: ho capito, ho visto. E questo è l'aspetto più difficile da identificare e, ripeto, non sta nelle nostre mani, non sta neanche nelle mani dell'artista. L'artista ci mette il suo, ma poi deve accadere quel momento in cui, ma dopo ci torno. Però forse la sintesi questa potrebbe essere. E ci arriviamo poi appunto potrebbe essere. Adesso invece
Paolo ci leggerà un brano ultra famoso, La madre di Franco, tratto dal libro Cuore di Il mondo di Amicis, e in base a questo poi andremo a parlare delle funzioni ricettive dello spettatore. Tieni Paolo. Grazie. Ma Bodini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del direttore, il maestro domandò a De Rossi se sapeva a mente quelle due strofette del libro di lettura «Dovunque il guardo io giro, immenso il Dio ti vedo». De Rossi rispose di no e Bodini subito «Io le so!» con un sorriso come per fare una picca a De Rossi. Ma fu piccato lui, invece, che non poté recitare la poesia perché entrò tutta un tratto nella scuola la madre di Franti, affannata, coi capelli grigi e arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti il figliolo che era stato sospeso dalla scuola per 8 giorni. Che triste scena ci toccò vedere. La povera donna si gettò quasi in ginocchio davanti al direttore, giungendo le mani e supplicando: «Oh, signor direttore, mi faccia la grazia. Riammetta il ragazzo alla scuola. Sono 3 giorni che è a casa. L'ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi, se suo padre scopre la cosa, lo ammazza. Abbia pietà, che non so più come fare. Mi raccomando con tutta l'anima mia». Il direttore cercò di condurla fuori, ma essa resistette, sempre pregando e piangendo. «Oh, se sapesse le pene che mi ha dato questo figliolo, avrebbe compassione. Mi faccia la grazia. Io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor direttore. Ho la morte, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire, perché e diede uno scoppio di pianto. E il mio figliolo, ti voglio bene, morirei disperata. Me lo riprenda ancora una volta, signor direttore, perché non sembra una disgrazia in famiglia. Lo faccia per pietà di una povera donna». E si coperse il viso con le mani singhiozzando. Franti teneva il viso basso, impassibile. Il direttore lo guardò, stette un po' pensando e poi disse: «Franti, va al tuo posto». Allora la donna levò le mani dal viso tutta racconsolata e cominciò a dire «grazie, grazie», senza lasciar parlare il direttore, e s'avviò verso l'uscio asciugandosi gli occhi e dicendo affollatamente: «Figlio mio, mi raccomando, abbiamo pazienza tutti. Grazie, signor direttore, che ha fatto un'opera di carità. Buono sai, mio figliolo. Buongiorno, ragazzi. Grazie, a rivederlo, signor maestro, e scusino tanto una povera mamma». E data ancora di sull'uscio un'occhiata supplichevole a suo figlio, se ne andò, raccogliendo lo scialle che trascinava, pallida, incurvata, con la testa tremante. E la sentiva un corto sile giù per le scale. Il direttore guardò fisso Franti, in mezzo al silenzio della classe, e gli disse con un accento da far tremare: «Franti, tu uccidi tua madre!» Tutti si voltarono a guardare Franti. Quell'infame sorrise. Siamo su un terreno completamente diverso. La stesso testo avrebbe potuto essere interpretato in un contesto teatrale in cui ci fosse una scenografia, degli attori, una regia, eccetera, eccetera. Questa è una lettura interpretata. Ma quello che mi interessa particolarmente, quindi abbiamo, come posso dire, tutta la parte cinetica dei corpi in movimento che abbiamo visto prima, in questo momento non c'è. Ma c'è un'altra cosa, c'è la parola, che prima non c'era. La parola, perché appunto adesso stiamo guardando un altro aspetto della medaglia, delle tante medaglie che ci sono. La parola, in questo caso, attiva, diciamo, possiamo riconoscere molto facilmente l'attivazione di due delle quattro funzioni che ho menzionato prima. Prima di tutto la parola e il racconto, che è un racconto naturalistico, è un racconto in cui vediamo i personaggi, ci vengono descritti i dialoghi in lingua italiana, pieni, eccetera, ci danno la possibilità di capire qual è il contesto che viene raccontato. Sappiamo nella scuola, abbiamo capito della vicenda per cui uno di questi era stato sospeso, l'ingresso della madre, affranta, che chiede pietà, 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 perché altrimenti il padre lo ammazza, eccetera, eccetera,
il bambino che viene riammesso, e quest'ultima cosa agghiacciante, ovviamente da antologia scolastica e non solo, del ragazzetto che invece è il perfido della situazione. Questo ci fa capire la situazione. Non abbiamo molto da domandarci qua, nel senso che se seguiamo il testo, la perizia di colui che l'ha scritto ci introduce a scene, a personaggi e a situazioni che ci sono perfettamente comprensibili. Ma il secondo elemento è che la vicenda è drammatica, non è ti sto leggendo l'elenco del telefono, è una vicenda drammatica che ha pathos, che implica tradimenti, controtradimenti, disperazioni, incertezze, riammissioni e svelamento dietro le quinte che solo noi in pratica possiamo vedere con gli occhi del lettore del romanzo, di quella che è la realtà vera delle cose, cioè che la perfidia. Tutto questo ci muove dentro di noi degli stati d'animo. Potrebbe passarci sopra come un aeroplano, ovviamente, perché ognuno è fatto a sé. Uno potrebbe dire: sto brano lo odio da quando ero ragazzetto e quindi ancora meno. Però anche questo è uno stato d'animo, tanto per dire. E che comunque, voglio dire, che comunque cattura un'attenzione per la narrazione che fa, il racconto è lineare, ci coinvolge e ci cattura per il racconto che è. È vero, ma ci cattura a un livello che è sia di comprensione della situazione e anche di provo pathos, provo pietà. Anche a livello emotivo. Emotivo. Ora, il livello emotivo ha una grande cosa e una pessima cosa. La pessima cosa è che ci può catturare talmente tanto che ci fa perdere completamente. Cioè, magari in questo brano o un altro spettacolo, un altro film, un'altra lettura, un altro quadro, un'altra cosa, ci muove emotivamente talmente tanto che siamo così, ad esempio, commossi, per dirne una, ma guardate che la commozione non è l'unica, c'è anche l'indignazione, ad esempio. Vedo uno spettacolo dei connotati politici e sono indignato perché non è la mia parte, non è la come farei, come vivrei io, eccetera, eccetera, socialmente. Quindi non cadiamo nell'equivoco che l'unica emozione legittima nell'incontro all'opera d'arte è la commozione. Però diciamo che è frequente, perché l'opera d'arte smuove cose che risiedono nel fondo della capacità dell'essere umano di essere consapevole dei propri moti interiori. L'opera d'arte ha questa cosa che fa, smuove i ciottoli che sono in fondo e li fa emergere, diciamo. E quindi ammettiamo che siamo commossi. Ma se siamo disperati di questa commozione, cioè se non capiamo più niente, il che ci può anche stare, per carità, perché nessuno può dettare come un'emozione emerga, rischiamo di perdere tutto il resto, di non essere più collegati all'opera stessa. Quindi questa è la cosa, il rischio che si ha nel lasciarsi andare all'emozione. Ma l'emozione è, come scrivo nel libro, il sale dell'arte. Cioè, senza l'emozione il sale e l'arte è veramente insapore, perché senza l'emozione non c'è quel coinvolgimento che ti prende, ti cattura e ti porta dentro all'opera. Quindi sono importanti entrambi i fattori. Però, infatti adesso andremo a vedere come ci si può emozionare e lasciarsi coinvolgere anche da qualcosa che non è proprio molto chiaro e comprensibile. Paolo. Il lonfo non paterca né gluisce, e molto raramente baricotta, ma quando soffia il vego a bisce, sdilenca e un poco ogni agio s'acchipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a raffreddia malversa e sofolenta. Se cionfi ti spiduglia e ti arrivigna, se lupi ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo a margelluto che vede zucchi e fonga nei trombazzi, fa leggica busia, fa gismuto, e quasi quasi, in segno di svegliarsi, gli affafferesti un gniffo, ma lui, zuto, talò, ti sbernecchia, e tu
la Grazia. Tolkien, quando ci parla degli gnomi o i nani o gli elfi, noi non abbiamo, non esiste un elfo, però ce ne facciamo un'idea perché ce lo descrive in qualche modo. Ecco, l'onfo ci è stato descritto, noi sappiamo come si comporta un onfo adesso, non lo sappiamo perché esiste e abbiamo sfogliato un'enciclopedia, ma perché ci siamo fatti un'idea interiore di questa cosa qua. E ognuno ha perso l'onfo, poi sarà ognuno diverso. Adesso esiste un onfo, tanti quanti esistono gli esseri umani che hanno ascoltato una volta nella vita questo componimento. A me personalmente, che lo conosco abbastanza e che quindi lo conosco già da un po', affascina e mi faccio molto catturare anche dall'andamento che Paolo ha reso così bene del fatto che ci sono frasi lunghe, frasi brevi e quindi un ritmo interno che fa sì che io sto dietro a questa cosa qua. Forse mi provoca meno emozioni però del brano di cuore, perché non riesco a ritrovare, magari sì, perché ognuno è intitolato ad avere la sua, una cosa che troverete scritta nel libro, ogni spettatore è intitolato ad avere la sua esperienza, non esiste una che non sia valida o una che è valida, ognuno ha la sua, esiste un'esperienza di fruizione di un singolo, di una singola opera d'arte, tanti quanti sono coloro che la vedranno. Per cui ognuno è legittimato ad avere la propria, non esiste una migliore o una peggiore. Esistono artisti che si rifiutano di spiegare alcunché della propria opera d'arte. Dice, quella è l'opera, fine. Qualcuno non può spiegarlo perché è morto, per dire. Per cui, non qualcuno, un po', perché ci sono un po' tanti artisti nella storia dell'arte che non ci sono più. E quindi è importante questo, cioè è importante sapere che lo spettatore non deve essere mai in cerca di ciò che l'artista voleva dire veramente, sono fatti suoi da un certo punto di vista. Noi dobbiamo cercare la verità di ciò che l'artista tramite l'opera d'arte fa arrivare a noi per come noi arriviamo a recepirla e a incontrarla. Questo è quello che veramente conta. Quindi nell'onfo avremo magari meno coinvolgimento emotivo, ma più coinvolgimento della curiosità intellettuale di dire, ma anche se non capisco, com'è che capisco in realtà? No? Anche se non posso fare una descrizione cognitiva che dice, ah, ho capito di cosa sta parlando, il Franti, poi il maestro, la madre, lì ho capito tutto, qua non capisco niente. Però sto nel ritmo di quello che accade. E questo è un altro modo, un altro tipo di... E adesso andiamo. E adesso siamo... Questo è il loop, come un po' si è patrimonica di Thank you.
13 di gennaio ci sarete, e poi nella serata conclusiva il 12 febbraio, leggevo dal programma. Sì, sì, siamo onorati di stare qua, di dare il nostro piccolo apporto, chiaramente, cercando poi di riuscire a fare quello che riusciamo, perché la pavimentazione è un po' particolare, gli spazi sono piccoli, però per l'arte si fa questo ed altro. No, devo dire la verità, loro sono stati sempre disponibili, anche ragazzi hanno parlato anche con le mascherine, che non è semplice. Sì, perché purtroppo la situazione insomma, lo necessita. È degenerando, quindi meglio tutelarci. Io giusto così, sì, per apro e chiudo, perché è la prima volta che dal vivo assisto alle performance, sì, per le coreografie di Monica. Volevo farvi i complimenti personali, proprio sempre diciamo in qualche modo fatti arrivare, e vi invito a partecipare anche alla prossima edizione, magari pianificando qualcosa di più sostanzioso. Avremo tempo per pensarci. Piacere nostro. Grazie. Ci sentiamo a casa, quindi anche noi, credo. Anche io, grazie. Grazie a voi. Se i ballerini volessero venire e ascoltare il resto, non so, il resto... Si sta cambiando. Ora glielo dico perché, insomma, forse non lo sanno e rimangono dentro. No, è perché non qualcosa rispetto alla prima volta che... prima performance che avete visto. Non voglio farne i fatti vostri, diciamo, è cambiato abbiamo visto qualcosa di diverso. Con un altro occhio. No, qui dice tra le due performance di ballo. C'era una qualità diversa. Era galleggiata, dolce. Sono sicuramente emozioni diverse. Sì, sono due modi di... Allora, Michele ha dato già oltre, che dice dopo che hai spiegato metà del tuo libro abbiamo un approccio diverso, dice che è bello. Ma lui è stato attento, guarda, sta anche al primo banco. Volevo in realtà stavo tergiversando perché mi avrebbe fatto piacere che tornasse Monica e i ragazzi. Che tornasse Monica soprattutto per quello che sto per dire. Però prima dico un'altra cosa, allora, anticipo la cosa e poi vado su quella dopo. Quello a cui abbiamo assistito è una piccola frammento performativo in cui una delle caratteristiche fondamentali era quella dell'energia. C'è anche di più energiche volendo, però facendo semplicemente il confronto con quello che abbiamo visto prima, dove tutto era fluido, tutto era calmo, tranquillo, qui una delle caratteristiche era quella dell'atto energico. Quindi, e si vedeva chiaramente, insomma. Allora, mi fermo sull'atto energico, perché visto che è tornato, volevo dire questo. Voi ci avete visto una storia in questi 3 minuti di performance? Perché io l'ho vista. E adesso vi dico anche qual è. E adesso magari Monica mi dice, guarda che non c'entra assolutamente niente. Anzi, magari non me lo dice neanche, perché così non faccio figure. Però per dire... che io ho visto una storia molto precisa questa volta, mentre all'inizio, nella prima, ho fatto un po' fatica perché mi si confondevano le idee, qua ho visto una storia precisa e vi dico qual è. Lei è una che sta per morire, lui è l'angelo della morte, viene per prenderla, ma lei riesce a convincere lui ad allearsi. Lei sconfigge in questo modo l'angelo della morte, tant'è che gli prende le mani e inizia a muoverlo lui. E insieme finalmente vanno via, perché sono diventati maschio e femmina, vita morte, sono andati insieme. Questa è la storia che ho visto io. Ognuno vede la sua storia, bravo. Esatto, ognuno vede la sua storia. Però. Mamma, cosa hai visto? No, cosa hai visto? Una storia d'amore, una passione travolgente, ecco qua. Rimane personale. Ha ricordato il ratto delle Sabine. Anche. Questa cosa che lui la prende, certo, cerca di liberarsi, una sorta di lotta, no? Che rispetto al primo pezzo, che era molto più... Il primo pezzo era dolce, c'erano delle intenzioni diverse. Certo. Però l'ho detto non per dire che appunto la mia interpretazione ha esattamente lo stesso livello paritario di quella di chiunque altro, però per dirvi che io mi sono appassionato a questa cosa, cioè quando
quando dopo il primo momento che dicevo ma lei chi è, perché lui è là che la osserva e non fa assolutamente niente, poi ho detto ma questa qui però ha dei momenti in cui sembra che sia sofferente, cade a terra, fa, e se fosse che poi arriva lui e fa così, ho detto tac, ecco cos'è, lei è morente per me ovviamente, lei è morente e lui è l'angelo che viene a prenderla. Allora da lì ho detto ah, adesso voglio sapere come va a finire, però adesso sì che mi ha catturato l'attenzione, adesso sì che ho una storia che si sta formando dentro la mia testa che mi fa dire però voglio vedere come va a finire. E questa è quando un'opera d'arte funziona. Funziona perché mi ha catturato l'attenzione, io entro in relazione, mi faccio emozionare, ne comprendo anche un po' da un punto di vista logico e razionale, e quindi sono dentro. Ma e suscita anche la curiosità. E sulla curiosità ci arriviamo tra un po', perché tu lo sai, lo sai. Ma c'è un altro elemento che appunto stavo aspettando anche il ritorno di Monica per dirlo. Abbiamo detto che questo è molto più energetico come brano di performance. Ora, in una opera d'arte performativa, cos'è che caratterizza l'opera d'arte stessa? Che il performer, l'artefice, diciamo, bravi ragazzi. Pure la performance è quella, una delle caratteristiche è che l'artefice, cioè colei in questo caso che ha scritto la coreografia, e i performer devono mettere dell'energia dentro, senza energia non la fanno, stanno seduti su una sedia, quindi serve energia. Ok, voi direte anche a noi serve energia per andare da qui a lì, dobbiamo alzarci e fare energia, ma il performer mette un surplus di energia, cioè rispetto al gesto quotidiano, a quello che servirebbe per fare un gesto puramente quotidiano, utilitario al fatto che io devo compiere qualche cosa, il performer lo fa amplificato e poi a volte lo fa anche ridotto, perché ci sono i due veri, il verso del cambio di energia non conta, conta solo che cambia. Però diciamo che la cosa che si nota di più è quando ci mette il surplus di energia. Questo è un principio chiamato nelle arti performative principio dello spreco di energia, cioè un essere umano che fa un atto per cui se lo facesse normalmente quell'energia lì non ci vorrebbe, ma invece ci vuole, e lo fa anche lui quando recita, perché quando recita deve metterci un più di energia per poter interpretare qualche cosa. Già con la voce, figurarsi se poi usa anche tutto il corpo. È questo scarto tra noi che percepiamo il flusso di energia nel corpo come qualcosa che serve a svolgere atti quotidiani e normali, e lo vediamo invece amplificato, lo vediamo magnificato nei performer che ne mettono di più, inutilmente, perché non servirebbe a niente quell'energia in più se non a veicolare quei materiali che elevano il materiale da atto quotidiano ad atto artistico. È quella la cosa che ci appassiona, è quella la cosa che ci coinvolge, e quello è il terzo livello, quello che quasi mai noi percepiamo, e cioè sappiatelo che voi ve ne accorgiate o no, quando i ballerini si muovono nello spazio, il nostro corpo si muove con loro, di tanto così, di un infinitesimo, perché noi siamo belli spaparanzati, seduti e pronti a dire dammi che io sto qua fermo, ma in realtà noi vibriamo insieme. Perché? Perché è come lo strumento musicale, se lo strumento musicale becca l'armonico, l'altra corda inizia a vibrare uguale. E allora se il performer trova un armonico che risuona in noi, noi cominciamo a vibrare, uguale uguale, infinitesimo. Tant'è che sarebbe bello un giorno, adesso mi è venuto in mente adesso quindi non si può fare, sarebbe bello rivedere la performance stando tutti in piedi invece che seduti,
vi accorgerete che stando in piedi, quindi non avendo più tutti gli appoggi belli molli e tutta la gravità che spinge verso il basso, in realtà qualcosa si muove. Ecco, questo, accorgersi di questo qualcosa è affascinante. Io ho l'esperienza, ne parlo per esperienza, perché ho visto degli spettacoli a teatro in cui a un certo punto mi accorgevo che dovevo, il corpo vede in modo innato, in modo misterioso anche se vogliamo, perché non c'è il fotone o la particella subatomica che si muove da lì a lì, però se il performance si inclina, noi vediamo che rispetto alle proporzioni e alla simmetria dello spazio qualcosa è cambiato. Non è che diciamo, ah aspetta, ho visto che 26 gradi a sinistra, non è così ovviamente, è azione e reazione, ma il performer ha questa possibilità di portarci l'energia in più che ci mette. Ecco, pensate, io non l'ho detto all'inizio, ma il libro inizia in questo modo, che il processo che vi avevo detto che l'artista muove verso l'opera, no? Con un atto di intenzionale, e questa energia che mette nell'assemblare i materiali, produrli, crearli, eccetera, li congela, è come se mettesse questi materiali nel congelatore, diventano ghiaccio e restano fermi lì, che si tratti di un quadro, se è un quadro lo vediamo fermo lì, se è una performance se ne va insieme ai performer e poi torna con i performer, e quando viene esposto il quadro o messo in atto la performance o letta il brano o recitato quello che è, è come se si scongelasse questa energia e ritorna verso di noi. Quindi l'artista è una specie di accumulatore, se vogliamo, che accumula questa energia che lui stesso, lei stessa ha prodotto, ha generato, e ce la restituisce dandoci un mondo, però non dandoci sempre, che anche io ti posso tirare un pugno, ti ho ridato l'energia, ma non è questo, ci restituisce il mondo che ha creato con la sua arte. E direi che possiamo andare, eh sì, cioè abbiamo la parte finale, con l'ultima lettura di Paolo, di una poesia della quale non vi dico il titolo perché è impossibile presentarla, la presenta da sola. Autore sconosciuto, qua sicuramente è sconosciuta, non la riconoscerete mai. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmoreo e esibicenza. Stanno che è capitata l'avventura, dopo di aver compiuto il triste omaggio, madonna mia, se ci pensa che paura, ma poi facendo un'anima e coraggio. Ho fatto il chiss, statemi a sentire. Sta facendo l'ora da chiusura, io dopo stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ostendo che la corona fu abbattuto, sotto una croce fatta in lapadina, tre mazze rose con una lista di lutto, cannella, cannolotto e 6 lumini. Proprio scadato il suo signore, c'è sembrata dunque piccerella abbandonata senza mai un fiore, lo segno sulla mente della croce. Questa è la vita, da quando pensava, chi ha avuto tanta e chi non aveva niente. Sto povero parola si aspettava che pure alla domanda era per sempre. Mentre fantasticava sto pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte. E era maletto rinchiuso, prigioniero, morte e paura innanzi ai cannolotti. Tutto hanno tratto, che villa lontana. Dove ombra avvicinarsi alla parte mia, pensai, sto fatta a me mi pare strano, sono emozionato, dormo o è fantasia? Ah, che fantasia! Il lero marcheso con tuba, caramelle e copa strana. E chi l'ha presa? Chi l'ha presa esso? Un brutto arnese, tutto fotente, con una scopa a mano. E chi è certamente il don Gennaro, un corto poverello, lo scopatore? Inda stufata, io non ce l'ho chiara. Sono morto e sarà dire anche storia. Potevano stare a me quasi a un palma, quando un marchese si fermai e cotta. Savò e tomo dopo, calmo, calmo, dicetta a Don Gennaro, giovanotto, da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire, come avete osato a farvi seppellire per mia vergogna, accanto a me che sono un blasonato,
La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso della misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa duopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avessi mai fatto questo torto. Mia moglie è stata fatta fossa via. E io che potevo fare se era morta? Se fosse qui, dovevo farmi un contento. Pigliassi la cacciuletta con i quattro. E proprio nuovo qui, lì da sto momento, non te la stessa rindata da fossa. E cosa aspetti, o dupe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccellenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato vinto alla violenza. E fammi vedere che sta violenza. Alla verità, ma che? E che mi sono scucciato in casa. E si va da vicino, siamo scorti che sono morti e sono ammazzati. Ma di che chi deve dire essere? Non dire. Cadendo, un po' capire che signor guarda. Morto sono sì tu e morto sono pure. Ognuno con manata è tale e quale. L'unico porco! Come ti permetti a paragonarmi a me che i natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Ma tu qua Natale la pace che ti fai via, tu puoi mettere un capo in da cervello che stai malato ancora di fantasia. La morte, lo sai che è? È la rivella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, ma se non sto cancella, ha fatto punto e ha perso tutto. La vita è pure un uomo. Tu non devi fare ancora da questo punto. Perciò, stiamo a sentire. Non fa uno stile. Sopportiamo vicini che da morti. Sti pagliacciati e fanno solo il vino. Qui siete seri. A parte di paura. Abbiamo un testo, un'opera d'arte performata dal vivo, in cui abbiamo elementi di conoscenza cognitiva, di comprensione cognitiva. È chiaro che abbiamo dei personaggi, tra l'altro ha reso, grazie all'interpretazione, voci diverse, per cui sappiamo chi sono, abbiamo capito il contesto, abbiamo tutta una struttura che si va delineando della storia che viene raccontata, e quindi ok, ho capito. Ma abbiamo anche stati d'animo, non fosse altro, perché ripeto, la commozione non è l'unico stato d'animo autorizzato, abbiamo l'umorismo, quindi abbiamo il divertimento, l'allegria che ci prende nei momenti in cui fa dei passaggi chiaramente spiritosi e chiaramente divertenti. Sulla questione del corpo in questo momento non tanto, se lui fosse stato nello spazio a recitare la memoria e inventandosi delle cose nello spazio avremmo anche quello, ma qui abbiamo un altro elemento che non è certamente mancante nelle altre, sia chiaro, ma qui è reso evidente in un modo anche intellettualmente comprensibile, e cioè che questa poesia parla di un tema che è veramente altissimo. Il fatto che i due, che come esseri umani si disprezzano in quanto appartenenti a classi sociali diverse e con pretese diverse, si ritrovano necessariamente uguali nella morte, che livella appunto tutto. E questo è un tema che da un punto di vista dell'essere umano interpella in un modo veramente alto, sublime direi, ecco, sublime più che alto, perché alto basso un po', però ci interpella in un modo sublime e ci chiama a dare una risposta, perché è un tema di esistenza umana, esistenziale, non più semplicemente così del passeggero, transitorio, dell'onfo che ci fa divertire perché è un animale che non c'è. Dopodiché le implicazioni esoteriche dell'onfo sono sicuramente altissime, ma qua c'è qualcosa che veramente ci parla della natura dell'essere umano.
E può capitare qua, ma ripeto, non è esclusivo, può capitare che guardando un quadro, può capitare guardando la performance di danza, può capitare mentre mi lavo i denti e ripenso alla performance di danza vista questa sera, può capitare che qualcosa si squarcia nella nube del non ci sto capendo niente di me, della vita, dell'arte, e dico, ma era quella roba lì. Ecco, questa è quella che chiamo nel libro la conoscenza intuitiva, e la conoscenza intuitiva, anche qui, siccome non sono un accademico e non sono neanche, non ho nessuna qualifica e qualità reale, la definisco a modo mio, in un modo che mi soddisfa pienamente, ed è così. L'intuizione è la conoscenza immediata e definitiva di qualcosa. È immediata perché è un lampo. È definitiva perché non hai più bisogno di sottoporlo al dubbio, perché ti rendi conto che il dubbio è un processo mentale utilissimo, sia ben chiaro, senza dubbio siamo tutti morti, ma quando arriva quell'intuizione lì non puoi più dire adesso ci penso, un attimo ci devo pensare, l'avrò avuta o non l'avrò avuta, è talmente auto-evidente che ce l'hai, è tua, nessuno... Stavo dicendo, nessuno te la può portare via, ma in realtà c'è uno che te la può portare via, sei tu stesso. Perché quando inizi a ripensarci, a dire te la sei già fumata, bruciata. Invece l'intuizione è quella cosa che ti permea, che è inspiegabile, infatti non so cosa dire per dirla. Come diceva Michele, è genere, velocità di esecuzione, no? Sì, è un po' anche qualcosa di più, come diceva invece qua Pasolini in Che cosa sono le nuvole, è quella, ma che cosa senti tu? Cosa è? Ma che cosa si sente che qualcosa c'è? E l'altro dice sì, però non dirla. Perché se provi a dirla, svanisce. La riduci immediatamente, non è più l'esperienza di aver fatto quell'esperienza, è il ragionamento che segue quell'esperienza. Ecco, per chiudere questa mia epopea sull'arte, questo è lo scopo dell'arte, in realtà, portarti, quando ci riesce e quando tu riesci a avere questo incontro, al momento dello svelamento, al momento in cui, va bene, ho capito il personaggio, fighissimo, mi è piaciuto, mi sono divertito, oppure mi sono commosso, ecco, mi sono anche commosso, guarda, è un bello spettacolo perché mi sono commosso, oh, però c'era quello lì con l'energia, si sentiva l'energia che arrivava. Beh, io ricordo, sempre che ovviamente tutto questo è per esperienza personale, non perché l'ho letto da qualche parte, io ricordo spettacoli di teatro e film in cui, uscito da lì, mi sono dovuto sedere da qualche parte, perché l'impatto che ha avuto in me era troppo. E questo è il bello dell'arte, credo. In pratica dico
che c'è una relazione stretta tra questi quattro elementi che dicevo, per cui io li ho affettati come le fette di una torta, ma avvengono contemporaneamente, è la torta intera che si muove. Il nostro problema di fronte all'arte, e quindi per tutto quello che ho detto a capo, virgola, aperta parentesi, forse anche di fronte alla vita, chiusa parentesi, è che noi confondiamo i piani, e quindi quando ci coglie un'emozione pensiamo che sia tutto, se questa emozione è troppo forte. Quando ci coglie un pensiero pensiamo che dobbiamo stare a pensarci per giorni e giorni e giorni e giorni per sviscerare tutte le possibili, e questo ci rende ossessivi su quella roba lì invece di entrare nel gusto di stare nella cosa. Perché se noi, e ripeto, parlo per me, io vorrei solo avere intuizione nella vita, nient'altro, perché ho capito che quella è l'unica cosa che conta, perché quella è l'unica cosa che mi dà conoscenza. Se io penso troppo, se io mi arrovello su un problema e mi tardo ad addormentarmi tutte le notti perché ci devo pensare e dire così prenderò la decisione giusta, ma quante sono le cose che non sai che ti fanno prendere una decisione che tu dici ho preso quella giusta e poi che ne sai, magari l'altra non lo sai. L'unica cosa che ti fa capire veramente qual è la decisione giusta è quando hai una chiara visione intuitiva che è lì, quello, e non quell'altro. Perché, boh, al limite non te lo so neanche dire perché, ma quello, ho capito. Credo che i meccanismi siano più o meno identici per tutto, quindi anche se tu incontri una persona, la vedi, appunto, non necessariamente con implicazioni sentimentali attrattive, chiediti perché, cioè è perché qualcosa ha fatto click, o perché, vabbè, adesso fino ad arrivare giù fino al deteriore più estremo, cioè mi fa comodo quella persona, per cui questo siamo proprio a livello zero della relazione. Vabbè, questo è proprio esatto opposto a tutto quello di cui parlavamo. Da lì a lì, no? I due estremi sono quelli. Cioè. Per cui così, io la vedrei così. Però mi è venuto in mente di chiederti questa cosa perché successo tempo fa che avevo incontrato una persona e al momento non riuscivo a capire cosa ci fosse che mi attirasse così tanto a lei. Poi ci ho fatto riflessione con calma e ho capito che il suono, il timbro della voce era quello di un'altra persona che conosco ancora, che è di cui praticamente ero già in qualche modo affascinato, e allora lì ho iniziato ad associare la sensazione che in quel momento non riuscivo a identificare, a cogliere, no? E poi dopo ho capito che molte volte noi restiamo affascinati anche nel modo di scrivere che leggiamo di qualche scrittore o nella musica, perché inconsciamente ci arriva un segnale che già abbiamo qualche volta conosciuto e ci è piaciuto, la memoria, esatto, e lo stiamo riconoscendo sotto un'altra forma, da un'altra fonte. Sì, è la Madeleine di Proust quello. Comunque tutto quello che a me preme, a me, è di essere il più consapevole possibile di quello che succede, perché viviamo talmente tanto in modo automatico dove tutto ci passa o davanti agli occhi senza averlo visto, oppure peggio ancora siamo condizionati da altro, anche dalla nostra storia, da quello che ci è accaduto, da quello, o dalle famose preoccupazioni che dal nome stesso sono preoccupazioni, non sono contemporanee, quindi è tutta fantasia, cioè tutto ciò che preoccupa è per sua definizione fantasioso. Poi può avere delle basi razionali perché avvenga, però non è la realtà la preoccupazione, perché è pre la realtà. Ecco, se tutto questo riesco a farlo diventare un modo di vivere dove io entro in contatto, in relazione, in incontro col mondo, con le persone in un modo vero, in un modo, tutto questo credo che faccia vivere meglio. Però non, siccome non sono competente lì, dico che dove invece mi sento un po' più competente è che uno dei veicoli privilegiati, come scrivo anche, uno dei veicoli privilegiati per fare questo è l'arte. Perché non c'è attività umana più qualificata dell'arte per
dotati degli strumenti di conoscenza del mondo. Per la sua funzione di mimesi, mimetica, per la sua funzione di doppio, di duplicato, in altra forma di ciò che tu puoi, se hai degli strumenti, puoi decodificare all'indietro per dire, ah ecco, quella cosa parla di quello che si riflette nella mia esperienza, nel mondo che vivo, eccetera, eccetera. Grazie. Non so se volete aggiungere, siccome ha detto che potete aggiungere altre domande? Era per rendere partecipi tutti. Volentieri, no, no, altre domande? Se no possiamo parlare anche personalmente, se volete. Allora, io approfitto per dare appuntamento al 13 di gennaio, sempre alle 16.30, come orario alle 16. Alle 16, forse perché è feriale, e quindi tornerà Monica Morante con i protagonisti. Ballet, la prossima volta parleremo di Camorra e della morte di Don Peppe Diana, quindi avremo il collega Luigi Ferraiolo, il giornalista, e Tina Cioffo con Oltre la Camorra. Il video lo troverete a breve sul mio canale YouTube, Lucia Di Mappi, anzi approfitto, mi faccio un po' di pubblicità, iscrivetevi al canale dove stiamo caricando tutti i video. Ringrazio Michele Pagliaro per le riprese, ringrazio di nuovo Monica, ringrazio Lorenzo. Però, visto che ci sono pubblicità, se volete mi trovate su Facebook, se volete ho un canale YouTube dove pubblico delle cose che faccio. Ce io. Le abbiamo tutte qui. Paolo Di Mulella, grazie ancora, speriamo. Grazie.